Benvenuto su Fast & Fit, oggi parliamo di velocità, parliamo di 60 metri e parliamo del 5 volte i 30 metri con 2 minuti di recupero, poi facciamo 5 volte i 30 metri fly in cui prendiamo 3 minuti di recupero e alla fine facciamo 3 volte i 60 metri in cui prendiamo 3 minuti di recupero. La cosa molto importante in questo allenamento è correre tutte le prove bene veloci, quindi siamo intorno al 96-98% di intensità, quindi bisogna tarellare. Un'altra cosa molto importante in questo allenamento è la tecnica, quindi cerchiamo di correre le prove molto bene, quindi cerchiamo di avere una ottima tecnica. Una cosa che ti consiglio magari di filmarti così in modo da vedere anche come appoggi il piede, come muovi le braccia, come sei con la schiena, la postura, insomma la biomeccanica nel complesso e vedere dove puoi migliorare. C'è sempre qualcosa da migliorare. Se vuoi correre bene in gara devi correre bene in primis in allenamento, è inutile sperare che sì adesso ho tenuto il braccio così ma in gara poi dopo correrò bene. No, se corri così in allenamento è molto facile che anche in gara ripeterai gli stessi errori, quindi una cosa importantissima in allenamento, soprattutto in velocità e ancora di più per i 60 metri, è correre tecnicamente il più perfetti possibile, il meglio possibile, quindi cerca di curare soprattutto l'aspetto dei piedi, tenere i piedi dritti, di alzare bene le ginocchia, di spingere bene con la gamba dietro, di tenere bene le mani aperte e lavorare bene con le spalle, insomma tutto quello che abbiamo visto già in altri video. La tecnica, mi raccomando, se prepari i 60 metri devi veramente darci dentro, devi lavorarci e devi tenerla poi in tutti gli allenamenti, soprattutto in allenamenti come questi. Nei 30 metri flat prenderemo 30-40 metri di rincorsa, la cosa importante è correre i 30 metri al massimo, quindi almeno al 98-99%, quindi devono essere veramente fatti a male. E anche qui cerca di correre bene, quindi cerca di stare dritto con le spalle belle indietro, deve essere bello alto, il bacino in avanti, spingere bene con il piede, la testa mi raccomando deve stare lì, sguardo fisso verso l'arrivo. I 60 metri finali vanno fatti al massimo, quindi vanno fatti a canna. La cosa che vedrai è che nel primo allenamento arriverai magari ai 60 metri un pochettino snervato, più fai questo allenamento più riuscirai a reggere, più sarai poi veloce. L'obiettivo è sempre cercare di migliorare i tempi di allenamento in allenamento. Questo allenamento ti consiglio di tenerlo subito dall'inizio del GPP. Se vuoi correre bene i 60 metri, almeno dopo le prime 2-3 settimane di inizio del GPP, mi raccomando, fai un buon riscaldamento. Prima di questo allenamento assolutamente ci sta un bel allenamento, un bel workout con la corda. Cioè, ci stanno benissimo esercizi di pliometria, come sta benissimo anche esercizi con gli ostacoli. Io ti auguro buon divertimento con questo allenamento e mi raccomando, sempre a casa.